Voglio capire se in questa sua campagna elettorale, che ovviamente avrà un punto di vista molto più territoriale in questo caso, è chiaro che è il Collegio di Firenze che lei ha frequentato, se sente quello che ha detto Laporta oppure se le cose stanno diversamente. Ma io non credo di essere anzianissimo, sono a 42 anni, però ho 13 anni di esperienza nell'amministrazione della città e faccio politica da tanti anni. Ho sempre sentito, devo dirvi la verità, questo refrain in base al quale la sinistra si sarebbe allontanata dagli operai. Certamente il voto è molto mobile, meno ideologizzato, e abbiamo visto partiti crescere rapidamente, festeggiare le vittorie, magari qualche mese dopo crollare nuovamente. Può succedere quando si cresce tanto, molto e molto rapidamente, soprattutto quando si promette di risolvere tutti i problemi del mondo. Funziona quando si sta all'opposizione, perché si può dire tutto quello che si vuole senza poi avere la responsabilità di governo. Poi quando si governa, ovviamente, se si sono fatte tante promesse di risolvere i mali del mondo e non si riesce a risolverli, qualche dazio elettorale si paga. Io devo dire, nella mia esperienza, porto quella da esponente del Partito Democratico della città di Firenze, dico che la nostra comunità è inserita nel mondo del lavoro, è legata al mondo del lavoro, dove c'è una crisi aziendale noi siamo in campo per combattere a fianco dei nostri lavoratori e non ci limitiamo solo ad affrontare la situazione di difficoltà, perché poi per avere più lavoro serve anche costruire politiche che rendano i territori più fertili per la buona economia e il buon lavoro.